Salve a tutte e tutti voi. Dopo una considerevolmente prolungata pausa, eccomi di nuovo, cari amiche ed amici. Qui vi parla il vostro Santen Chan. Spero che non vi abbia mancato molto. Ritorno con nuovi temi dopo un momento di riflessione nel quale anche ho avuto dei problemi con un tablet che non so se me lo ripareranno, e dopo aver gestito per 3 settimane addittivamente Instagram. E purtroppo Instagram mi fa incazzare perché a volte non pubblica i miei commentari nelle foto degli altri. Che io commento le foto che hanno 5.000-10.000 like in modo di attirare l'attenzione. Certo, non commento le foto che hanno solo un like e che è il mio. Però vabbè, se siete interessati a vedere quello che ho fatto in 3 settimane in Instagram, allora cercatemi naturalmente come Santen Chan e lì troverete tutti gli aggiornamenti. Più di circa 2000 foto, quindi ha voglia dargli lo scroll al video, avrete da vedere un bel po' di foto e sono tutte divertenti perché sono tutte foto mie. E quindi niente, vabbè, ho perso dei giorni. Ah, eccomi. Beh, facendola breve, come avrebbe detto Titino, che già nel nome non era Tito, era Titino. In più c'aveva il soprannome di Il Breve, e diceva sempre facciamo la corda, no? E allora ho avuto una settimana, anzi 3 settimane problematiche. Mi dispiaceva ogni giorno di non poter caricare dei nuovi video perché ricevevo dei messaggi individuali e privati di tutti quelli che dicevano: ma come mai non carichi più, ci manchi molto tutto quello che fai. Infatti ho ricevuto tanti voti positivi, sono aumentate le visualizzazioni dei miei video, e vabbè, e quindi discusso con tutte e tutti voi. Però è successo lo stesso che era successo quando avevo iniziato un anno fa a usare molto Spreaker e poi anche SoundCloud, che io mi emoziono con le nuove applicazioni del cellulare, e avevo fatto un anno di registrazione di Spreaker e avevo iniziato ad ignorare YouTube. Adesso è stata la volta di Instagram, però questa mattina mi sono incazzato perché non accetta che io faccia i commentari nei post degli altri. Eppure dice, perché dobbiamo moderare il contenuto, ma io mica scrivo parolacce. E poi ogni tanto vedo che qualcuno pubblica pure foto pornografiche in Instagram, e a me mi dicono che hanno dei problemi ad accettare quello che io pubblico. È un'ingiustizia, come diceva Calimero, il pulcino tutto nero. Io non pubblico nulla di osceno e non lo pubblicherò mai. Vabbè. Allora, che dire, saluto a tutte e tutti voi che mi avete seguito fin qui. Vi prometto che cercherò di fare un video al giorno, come ho sempre fatto in passato, per quello ne ho tanti. Poi ho sperimentato il caricare i video di Google Plus in YouTube, però è stato un disastro, perché in pratica erano le anteprime di YouTube che io ho ricaricato in YouTube, sperimentando la nuova applicazione di YouTube carica video di Google Plus, ma erano anteprime di YouTube, quindi sì, ho cancellato tutto. Come dire, è duro trovare del contenuto, però non mi piace mettermi a fare lo scriba, a scribacchiare cose. Io voglio parlare a destro. Poi il problema è quello che io sono introverso. Fare un discorso estroverso è un po'
difficile. Però ci provo e magari ci riuscirò. E per il momento vi saluto. Mi sono voluto far vivo e dirvi che non vi scordo mica tanto facilmente. Vi ringrazio di seguirmi. Io devo mettermi nel mio quadernino, ne ho tanti. Uno di questi ripiani sta pieno di quaderni in bianco perché voglio essere uno scrittore. Infatti mi hanno detto come pubblicare in internet gratis a on demand e ancora non ho scritto niente. Un anno fa me l'hanno detto, sono pigro. E mi demoralizzo e tutto, però vado avanti. Allora, promettendovi nuovi temi, cercherò di fare del mio meglio. Perché poi è per quello che voi mi seguite, perché volete del meglio da me, non del peggio. Non so, poi se volete del peggio ditemelo. E poi mi piacerebbe ricevere dei video commentari, animatevi a filmarvi e mettete il link nella risposta al mio video. Seguitemi in Instagram, che io adesso invece di stare tutto il giorno in Google Plus, ormai non entro più in Google Plus. Non entro in Facebook, non entro in Twitter, entro in Instagram. Per cui, se vi volete contattare con me, quando non ho scarico il cellulare, perché mi si scarica, sto sempre dando like, entrate in Instagram. Beh, basta cercarmi come Santenchan e vi comunicherete con me. Adesso ciao e a presto. E questo è stato un video per non perderci di contatto, per non perdere il contatto dei miei contatti. È stato un video contazioni contazionalista, insomma, quelle cazzate là. Ecco qua, mio cane e la sua mela. Che bello, no? La mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela, la. Beh, vabbè. Oh, vabbè, così si fa ai cavalli, no? Poi mi potrete dire, vabbè, che cazzo ci frega chi gli dà la mela al cane? Niente. Vi volevo fare vedere il mio cane. E l'occasione è stata di filmarlo con la mela. Che poi sarebbe il frutto della perdizione. Ma se dicono che una mela al giorno leva il medico di torno, me lo spiegate che c'entra la mela col frutto del peccato originale? Sarà stato peccato originale, ma non nel senso di originale. E tutte le creature scopano. Poi non so perché hanno associato la mela alla copulazione. Boh, forse perché Adamo ed Eva erano figli dello stesso Dio, quindi fratelli. E quindi ogni volta che pratichiamo del sesso siamo tutti incestuosi. Addirittura perché Eva è stata originata da Adamo, quindi sarebbe anche la figlia, oltre che la sorella. Quindi già erano incestuosi nel concepimento, nella creazione, perché argilla è della stessa argilla. E in più hanno vissuto come fratello e sorella, figli dello stesso Dio. Insomma, erano già incasinati. Poi hanno mangiato una mela e hanno pensato bene di fornicare. Ora, io non so se esistano frutti erotici, però di tutto mi succede meno che voler fornicare quando mangio una mela. Magari, che ne so, uno si arma il cocco, si monta la testa, una papaya, un kiwi, un platano, che ne so, ma una mela no, magari è arenosa anche. La mela, ecco, il succo di mela, se esageri freddo, ti fa cagare e nient'altro.
Quindi non so, mangi troppa mela, la buccia ti fa scorreggiare. Io non vedo nulla, il peccato originale in una mela. Cioè, la mela è il frutto più economico, la pera. Ci sono pere economiche, mele economiche. È la plusvalia del campo, la mela, cioè no, la marginalità produttiva. Non è che fico di India. Poi pizzica e punge anche metaforicamente, no? E invece la mela, che c'ha di tentazione, la perdizione in una mela? Insipida la mela, non so, la papaya essiccata, un avocado, il platano, ci sono frutti che veramente, che ne so. Ma la mela, boh, succo di mela, un bel tarocco rosso sangue, quelli di Sicilia, tarocchi che arrivano a essere come rossi come il fegato, non il fegato di Vasco Rossi che ce l'aveva spappolato. Ma una mela, io mi ricordo che da piccolo mia madre raschiava col cucchiaio una mela tagliata in due, nella buccia la lasciava spremendogli il limone e mettendogli miele. Quindi mi sembra, mi evoca un frutto insipido, una pappina da malato o da bambino malato o da vecchio senza denti che si mangia la pappina di mela grattugiata con limone e miele. Pensa che frutto della proibizione che la danno ai malati negli ospedali grattugiata con limone e miele e nei geriatrici che non possono masticare e ai bambini piccoli. A me mia madre quando ero malato c'avevo l'influenza mi portava come dolce la mela con miele e limone. Pensa che frutto peccaminoso. Io non l'associo alle corsie d'ospedale, alle scuole, alle elementari che facevano la ricreazione con la mela, cioè facevo, non so, ai fruttivendoli del quartiere popolare di Acilia, che era un quartiere vicino a Casal Palocco dove vivo io, ma non il frutto della proibizione. Una banana, magari sì, un fico. Sai, fico, fica, c'è qualche associazione, ma una mela, no, cacchio, ma che significa il frutto del peccato originale? Ma magari Pietro Trevisani guarda, lui potrà dare una risposta. Se vuole, magari una video risposta mettendo il link, nelle risposte del video. Per adesso vi lascio. Ho parlato già di qualcosa. Però mi spiace di non aver registrato nulla in ben 3 settimane, però credetemi, ho avuto tante tribolazioni e grazie di avermi continuato a seguire. Ciao.